Buonasera e bentrovati da Fiseo TG, il programma di aggiornamento e di informazione della Fiseo, la Federazione Italiana Shiatsu, insegnanti e operatori. La Fiseo dal 1990 opera su tutto il territorio nazionale ed è sinonimo dello shiatsu di qualità. Fiseo significa anche tutela e garanzia per la propria utenza, essendo iscritta nel registro del MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'elenco delle associazioni che possono rilasciare ai propri iscritti l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi al cliente ai sensi della legge 4/2013. I soci della Fiseo a garanzia dell'utenza hanno un iter formativo triennale verificato, sono coperti da polizze assicurative e seguono l'obbligo di aggiornamento permanente. Vieni a scoprire di più su fiseo.it. Nell'ultima puntata del TG vi abbiamo presentato l'evento Colap del 28 ottobre, svolto presso la fiera Milano Ro, dal titolo Il ruolo delle professioni associative nel sistema paese. Fiseo e i nostri soci erano presenti, ascoltiamo il servizio a cura del presidente Fiseo Andrea Mascaro. Salve a tutti. Allora, oggi vi parlerò della partecipazione a un evento Colap che si è tenuto il 28 di ottobre e presso l'Expo Training, quindi una fiera molto più ampia sul lavoro a Milano Ro, Fiera Ro, e il Colap aveva organizzato un suo evento personale all'interno della manifestazione presso la Sala Montalcini dal titolo del ruolo delle professioni associative nel sistema paese. Quindi parlando di professioni associative, ovviamente siamo stati chiamati in causa anche noi, anche in quanto facenti parte del Colap, membri del Colap. È stato un evento importante, sono stati molti politici presenti, relatori, e quindi ognuno ha portato la sua parte, si sono sicuramente tutti, non poteva che essere così, diciamocelo, però qualcuno di loro è stato particolarmente convincente. Molto disponibili a cominciare a dare, a valorizzare, a dare valore alle professioni non ordinistiche come lo shiatsu, e quindi le cosiddette professioni non regolamentate. Si smetterà di parlare di professioni non riconosciute perché la realtà è stata ben spiegata, sottolineata ed è enfatizzata anche, è che queste professioni sono riconosciute dalla legge 4/2013. Quindi non sono non sono professioni che hanno le stesse identiche caratteristiche o, se vogliamo, anche garanzie per l'utenza previste per le professioni ordinistiche, gli avvocati, i medici, i notai, gli architetti, eccetera, che hanno una storia più antica, diciamo, in Italia. Però sono ugualmente professioni che hanno una loro, come dire, regolamentazione. Quindi sono regolate, non sono lasciate così alla libera interpretazione. C'è una norma quadro, che è la legge 4/2013, all'interno della quale queste professioni cominciano a emergere. E cominciano a emergere appunto nel sistema paese, come l'ha definito il Colap. All'interno di questa mattinata, in maniera imprevedibile, perché non era assolutamente previsto l'intervento dei rappresentanti delle associazioni, sono stati dati dei piccoli spazi, 2 minuti, ma 2 minuti vuol dire proprio 2 minuti, di tempo ai rappresentanti delle associazioni presenti in sala e per parlare un po' della loro professione. E io sono stato chiamato per parlare della professione shiatsu. Sostanzialmente, nel poco tempo che avevo e cercando di far tesoro di quello che era stato detto prima, ho detto 3 cose. La prima è che, come ci diciamo sempre all'interno del direttivo, ma anche fuori, insomma, ormai è una cosa risaputa, la legge 4 sicuramente è il luogo migliore nel quale le nostre professioni possono stare.
perché è una legge che consente la massima libertà, quindi ci dà libertà e responsabilità dall'altra parte. Dobbiamo essere bravi a usare al meglio questa libertà facendoci, legittimandoci, quindi sul territorio e poi a livello nazionale. Quindi dicendo noi, sostanzialmente affermando noi, la nostra identità e non invece dovendo accettare quella calata dall'alto. E questa è la prima cosa che ho detto. La seconda, visto che si parlava di professioni, di giovani, di futuri lavorativi e via dicendo, ho messo in evidenza, come dire, la rigorosità con cui vengono, formati i nostri operatori, che i parametri formativi sono molto alti per essere delle formazioni professionali, diciamo, di enti privati, quel che siamo noi, siamo molto attenti a questi aspetti qualitativi, anche perché siamo coscienti del fatto che il rischio è proprio quello di sparire. Se non offriamo qualità, noi siamo a rischio di sparizione. Il terzo punto che ho detto, che è un po' invece una caratterizzazione culturale, della quale sto parlando molto in questi ultimi tempi, anche nei vari interventi che vengo chiamato a fare, conferenze, partecipazioni varie, interviste. È quello della salutogenesi. Perché l'ho portato? L'ho portata perché si è parlato molto in quella mattina della modernizzazione tecnologica del mondo del lavoro, ovviamente passando per l'intelligenza artificiale, per le tecnologie che stanno facendo passi enormi. E io ho voluto sottolineare il fatto che la modernità non passa solo per questi, diciamo, elementi tecnologici evidenti. Lì la modernità è evidente. Però passa anche per degli aspetti culturali che si stanno trasformando, si stanno appunto modernizzando, si stanno evolvendo e quindi il modello di salutogenesi, che è il modello che osserva tutto ciò che genera la salute, che in evoluzione al modello nel quale viviamo e nel quale siamo immersi anche come modelli culturali fino a tutt'oggi, che è quello patogenico, a differenza del modello patogenico, che si preoccupa di anticipare la patologia, ma nel senso appunto dei patogeni, quindi studia come si genera la patologia, quindi è quasi una partecipazione che, se vogliamo, passiva rispetto rispetto alla propria vita della persona, dell'individuo. Nella salutogenesi, questa è la modernità del pensiero e la partecipazione è attiva, cioè tutti i giorni della mia vita io devo fare qualcosa per spostarmi in questo continuum di salute, come viene chiamata appunto la salute, spostarmi verso la polarità della salute e allontanarmi dalla polarità della patologia, ma non quando c'è la patologia, non evitando comportamenti che so che statisticamente sono patologici, tipo gli stili di vita, che pur sono importanti, attenzione, non si butta via nulla, ma adottando, come dire, delle analisi esistenziali più profonde, più evolute, per dare un senso, come che viene chiamato senso di coerenza, un senso di coerenza alla propria esistenza che possa quindi farsi costruttiva. Siamo a novembre, l'anno sociale sta per scadere. Ricordiamo a tutti i soci Fiseo di rinnovare la propria iscrizione per dare continuità alle coperture assicurative e ricevere l'attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi resi al cliente secondo la legge 4/2013, garanzia e tutela per il professionista e per i suoi clienti. Iscrivetevi alla Fiseo. Tra i vari servizi messi a disposizione degli iscritti Fiseo e non, essendo patrimonio di tutti gli appassionati, vi è la rivista storica della federazione, Shatsu News. Sono
Sul sito shatsunews.com tutti i numeri arretrati e correnti, pagine e pagine di articoli, contributi, foto, eventi che raccontano la storia della Fiseo. Da tempo, con il suo direttore Fabrizio Bonanomi, è in atto un grande lavoro di ammodernamento della rivista stessa, anche con la collaborazione con il recente TG e i mezzi di comunicazione sempre più veloci e informatizzati. È prevista l'uscita di un numero entro Natale. Sentiamo direttamente le parole di Fabrizio Bonanomi, direttore di Shatsu News, rivista ufficiale Fiseo. Ruberò poco tempo a questo TG per aggiornarvi sulla situazione che vede l'unione del TG e di Shatsu News e che vede la riconversione di tutto quello che è l'archivio storico legato al giornale nella sua esperienza trentennale. I lavori continuano, diciamo così, relativamente sotto traccia e i lavori vertono alla riconversione di tutti quelli che sono gli archivi in formato digitale e la denuclearizzazione di tutti quelli che sono i numeri, frammentandoli in articoli in modo tale che questi siano fruibili direttamente attraverso una ricerca indicizzata. Tutto questo, come già sapete, troverà spazio in un nuovo sito, in un portale che vedrà una parte legata al TG e una parte legata a quella che sarà la biblioteca di Shatsu News in tutti questi anni, e che vedrà fra l'altro un blog attraverso il quale continueremo a proporre via via dei numeri relativamente più ridotti per quanto riguarda il giornale e tutte quelle che sono le notizie interessanti per il mondo dello shiatsu e relativamente alla nostra federazione. Un caro saluto, grazie. Si è da poco concluso, praticamente poche ore fa, il consueto appuntamento riservato agli insegnanti, l'ottavo simposio insegnanti Shatsu Fiseo, svolto a Parma presso l'hotel Parma e Congressi il 22 e 23 novembre. Titolo del simposio: Shatsu al tramonto, strategie per riconoscere nuove domande e nuovi interessi a apprendere e praticare Shatsu, con la partecipazione della dottoressa Franca Olivetti Manukian, psicosociologa. Vi daremo notizie e aggiornamenti sull'andamento dei lavori appena possibile. Tra gli interventi in scaletta, Fabio Zagato, presidente Area Ricerca, con un intervento sulla comunicazione dell'Area Ricerca, il percorso di validazione dell'efficacia dei trattamenti Shatsu, alcune proposte in fase di studio. Vediamo il servizio. Ciao a tutti, sono Fabio Zagato, presidente dell'area ricerca della Fiseo e parteciperò al simposio insegnante che si terrà ormai fra pochissimi giorni. Parteciperò non solo per l'argomento del simposio insegnante, che si prospetta estremamente interessante, ma anche per portare una breve comunicazione da parte dell'area ricerca. Come area ricerca da un po' di tempo ormai stiamo lavorando nell'identificazione di test validati scientificamente, che ulteriormente possano dimostrare l'efficacia dei trattamenti Shatsu. Noi ovviamente sappiamo benissimo che i trattamenti Shatsu sono efficacissimi, però è importante poter comunicare anche con altre aree, ovviamente, no? Quindi questo è il lavoro in cui siamo impegnati un po' da tempo ormai e che continueremo a portare avanti, chiedendo in futuro la collaborazione anche di insegnanti, di capiscuola, oltre che di professionisti. Tutto questo in direzione di organizzare un congresso scientifico entro un tempo abbastanza ravvicinato, in cui ulteriormente dibattere e verificare il lavoro prodotto. Bene, intanto un grosso saluto, un abbraccione a tutti voi e a presto. Parliamo adesso delle attività della Fiseo svolte dall'area professionalità del Comitato Scientifico Tecnico.
Ascoltiamo il contributo Lo Shiatsu come arte e come scienza, percorsi di professionalizzazione. Renato Zaffina, area professionalità. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Siamo qui per informarvi, per darvi notizia delle attività che si stanno svolgendo in questo periodo e anche nei mesi precedenti, che alcuni progetti stanno volgendo a termine per quanto riguarda appunto le attività dell'area della professionalità. In particolare sul progetto Sasha, sul modulo 1, che è stato condotto dal professore Ingrosso e dalla dottoressa Pierucci, e questo incontro ha visto la partecipazione di 13, chiamiamoli analisti, divisi in tre sottogruppi. Nel ciclo di questi incontri si è approfondito il report i processi salutogenici attivati dallo Shiatsu, una nuova analisi dei percorsi di trattamento attraverso la metodologia dei diari di cura e di salute. Questo lavoro è stato stilato per Fisieo dal professor Ingrosso, dalla dottor Marchetti e dalla dottoressa Pierucci. Lo scopo è stato, di questo progetto è stato quello di sviluppare una migliore conoscenza e riflessività sui processi che si svolgono nell'interazione tra l'operatore Shiatsu e la persona in trattamento, e anche il contesto attraverso un lavoro di gruppo che ha portato alla scrittura, alla realizzazione di alcuni elaborati brevi commenti di casi in relazione a dei livelli individuati da questo report che sono stati definiti trattamento di bassa, media ed alta intensità, che integreranno il report precedente con appunto questo contributo per una pubblicazione che sarà pronta sicuramente per il prossimo anno, gli inizi del prossimo anno. Sta prendendo via sempre in questo progetto Sasha il secondo modulo, che vedrà impegnati sempre un certo numero di professionisti, dai 10 ai 15 in 6 incontri, che verrà condotto sempre dal professor Ingrosso, il primo intervento, e poi da uno psicoterapeuta, il professor Fabio Vanni. Questi incontri si concluderanno entro il 2025. Il titolo di questi incontri è Analisi dei percorsi e co-costruzione delle relazioni. Gli analisti cosa faranno? Aiuteranno alla compilazione di un report di cui, questo è importante che tutti voi lo sappiate, usufruiranno tutti i soci, cioè questi lavori sono mirati affinché ci siano dei prodotti che poi possono essere messi a disposizione dei soci, studiati e appunto possano migliorare le nostre prestazioni professionali. E quindi tutti i soci della Fisseo sarete, diciamo così, usufruitori di questo lavoro. Lo scopo generale di questo lavoro, di questo progetto con il professor Fabio Vanni, è quello di accrescere le competenze nell'analisi dei casi, anche nella valutazione dei percorsi di trattamento e appunto, come dice il titolo, nei processi di co-costruzione delle relazioni, di queste relazioni di cura attraverso anche il confronto intraprofessionale. Partendo anche qui dal lavoro fatto sui diari di salute e di cura e quindi sulle relazioni che poi i partecipanti presenteranno. L'obiettivo è quello quindi di sviluppare questa capacità per analizzare e confrontare le motivazioni, i fattori determinanti della scelta del ricevente, le percezioni e le emozioni della persona in trattamento. Come vedete, i progetti della federazione che la Federazione sostiene da anni per produrre materiale utile per l'aggiornamento continuo dei suoi operatori. Questi progetti vanno avanti e si consolidano. A breve noi vedremo tutti questi risultati e ne potremo usufruire in maniera diretta.
E di questo parleremo anche al convegno del 2025. Quindi con il risultato che i professionisti Shiatsu possano sempre più collaborare con successo e alto gradimento, cosa che già accade in vari ambiti professionali. Il percorso di professionalizzazione, ci tengo a dire questa cosa, qui lavoriamo da anni, è in continuo cammino verso un futuro, c'è già un grande presente dove lo Shiatsu occupa già, ma potrà occupare sempre con maggiore coerenza, il suo posto nel mondo delle professioni. Può consolidare così quelle che sono le sue caratteristiche fondamentali che lo rendono un'arte e una scienza autonoma. Il lavoro quindi continua. Grazie ai nostri soci, grazie a voi, grazie ai vostri suggerimenti, alle vostre critiche, e questo consolida la qualità dello Shiatsu Fiseo. Permettetemi questo passaggio: essere Fiseo è importante, sentirsi Fiseo, sottolineo sempre questa importanza dell'appartenenza alla federazione, perché questo ci consente di portare avanti questi progetti. Quindi iscriviamoci alla federazione e portiamo avanti questi progetti non come semplici osservatori, ma come parte attiva di questo futuro che sarà sempre più roseo, di questo ne sono certo. Buona serata, grazie. E adesso i nostri consigli di lettura. Autismo, yoga, campane tibetane di Pedone Starace. Ciao, siamo qui per presentare il libro Autismo, Yoga e campane tibetane, suoni e silenzi speciali. E il libro tratta di come appunto lo yoga, la pratica dello yoga congiunta all'utilizzo delle campane tibetane riesce a dare dei grandi benefici a persone con disturbi dello spettro autistico. Ho iniziato a lavorare in questo campo dell'autismo, in particolare più di 10 anni fa. Mi è stato chiesto di lavorare con le campane tibetane cercando di dare un sollievo, un aiuto a queste persone con delle difficoltà. Chiaramente il lavoro che ho fatto è stato supportato, monitorato e fatto in collaborazione con gli educatori del centro diurno, in collaborazione con l'ASL. E la cosa interessante è che erano tutti molto contenti. Io pure, affidandomi all'attenzione, all'ascolto dell'altro e facendo veicolare il suono delle campane, di volta in volta e per anni ho visto che questo lavoro è andato bene con grandi risultati. E poi abbiamo collaborato con Sergio. Esatto, perché anche io precedentemente, cioè congiuntamente, diciamo individualmente, come si può dire, avevo fatto delle esperienze di yoga con persone insomma, con disagio, con disturbi dello spettro autistico. E anche lì i genitori, gli psicologi, un pochino tutti, sì, abbiamo notato dei benefici, soprattutto in termini di calma, miglioramento dell'attenzione, ovviamente anche la coordinazione motoria e migliorare l'equilibrio, quindi tutti i fattori che poi agevolavano e rendevano più efficaci le terapie, i trattamenti di vario tipo. Quindi abbiamo pensato poi insieme di unire queste competenze, quindi lo yoga, le campane tibetane, perché appunto sono due strumenti, per così dire, che portano essenzialmente verso la meditazione per tutti. Però, diciamo, quello che si sperimenta direttamente è un senso di calma e di attenzione, di focalizzazione della mente, e abbiamo notato che campane tibetane e yoga vanno appunto nella stessa, hanno effetti che si potenziano. Quindi abbiamo deciso di fare questo lavoro che, come appunto consiglierà Mauro, si rivolge essenzialmente. Si rivolge essenzialmente purtroppo a tante persone perché, come sappiamo, questa problematica è diffusissima e sta prendendo sempre più piede. Non vorrei essere negativo, però c'è bisogno di intervenire per
dare spazio e sensibilità a persone con disagio, con questo tipo di disagio. Noi cerchiamo con questo libro, con le nostre competenze, di trovare dei punti di unione, degli strumenti da poter usare semplicemente per generare dei momenti di vicinanza, di pace, di salute, sempre non cercando di curare la patologia o il problema, ma presentandoci come un sostegno per le persone, per le famiglie, per le persone che hanno questa difficoltà. Chiaramente all'interno c'è scritto nel dettaglio, potete vedere le figure, potete trovare tante esperienze, tante indicazioni, c'è anche un QR code che adesso vanno tanto di moda, dove si possono sentire i suoni delle campane, il canto dell'om, le vocalizzazioni. Quindi è un manuale che può essere utilizzato da tutte le persone interessate a questa problematica. Esatto, e principalmente ci rivolgiamo a insegnanti, psicologi, insegnanti di yoga, musicoterapeuti, operatori olistici, genitori, insomma chiunque si trovi a lavorare o a vivere con questa difficoltà. E quindi uno strumento pratico, come dicevamo, è una metodologia semplice che utilizza una narrazione, la storia, una fiaba, con delle posizioni di yoga intervallate da momenti di utilizzo del suono e anche sul corpo, quindi appoggiare le campane tibetane che fanno sperimentare direttamente un senso di pace, di distensione. Quindi vi invitiamo a sperimentare questa pratica che può essere un beneficio sia per chi guida che per chi la riceve. Grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e a voi per averci seguito. Potete iscrivervi al canale YouTube Fiseo e mettere mi piace se questo e altri video vi sono piaciuti. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Buona serata.